piacere. Prego, sei comodi. Eccoci qua. Ma faccia accomodare la signora. Ma guarda, signora. Sua moglie. Ah, no, no, io non vorrei disturbare. Ma sì, no, non faccio figura, la chiamata signora, la chiamata. Sì. Io preferisco stare in piedi pure, il camion d'Antonio, perché sono stato tutto il tempo in macchina, che io abito un po' fuori Roma. Sì, dove? Santa Maria Capovetri. Ma allora, stamattina ho fatto tutta la casetta rossa, ho pigliato questa Fioranella per arrivare qua ai Paglioni, ho preso in accordo, non l'avessi mai fatto, ci stavo di lavoro, se sapevo io passavo per il centro, meno male però dottore che c'è una macchina che si parcheggia facile. Era una Smart? No, un SUV 4x4, una cosa esagerata proprio, l'ho preso di seconda mano, indovinate chi me l'ha detto? Chi? Cicci d'Alessio! Quello si parcheggia facile, no? Perché io salgo pure di marcia a figli altri. Qua sotto che ho combinato, ho buttato a terra due parcometri e un movimento di sotto. Mi dovete credere sui figli. La macchina non si è fatta nemmeno un graffio, niente. È una bomba proprio, diglielo, diglielo. È una bomba proprio, signora Fantini, vedo che lei è qui per l'aumento volumetrico dei glutei. Sì, ma stia tranquilla, non è un intervento doloroso. Lo so, lo so. Ora dobbiamo semplicemente scegliere insieme se preferire un innesto di grasso oppure l'inserimento sottocutaneo di protesi. Ma non è doloroso. Ah no? No, infatti io sono contenta. Voi scusate, qual è quello che guaglia a me? Prego? Che guaglia a me? Quello che dà il risultato più efficace. Beh, dipende, lei cosa aveva pensato? Oh, io avevo pensato un bel putanino! Cosa aveva pensato lei? A lei? Che aveva pensato lei? No, dottore, lei aveva pensato, un culo stavo dicendo tipo da nigra, non da l'inceriante, quelle cose, tipo, avete presente il bauletto dei motorino, in modo che ci metti il casco dentro, che a lei piace così. A me piace così. Tanto.